L'incontro di oggi è stata una, direi, preziosa occasione per confrontarsi con un tema che più e più volte è stato in aule seminariali, convegnistiche negli ultimi anni affrontato. Il taglio che abbiamo, credo, dato oggi è un taglio molto particolare, perché si è soffermato su una sensibilità particolare per i profili sociali, medico-legali e sui criteri di determinazione e di valutazione del danno che deriva da comportamenti mobbizzanti. Io credo che l'uditorio, grazie all'opera degli autori Gallo e Iavarone, sia riuscito a mettere a fuoco la nozione di mobbing, che spesso si stenta a perimetrare, a descrivere, e sia riuscito anche a cogliere nel contesto sociale attuale l'importanza che ha il fenomeno e i profili medico-legali, gli effetti che originano spesso da comportamenti che l'azienda pone in essere con finalità espulsive.